Amici sportivi della Serie D, ben trovati su YouTube, terza giornata della Serie D e quindi per la terza giornata andiamo a vedere quali sono i miei pronostici per il girone G, girone H e girone I. Prima un piccolo pensiero all'Inter che ieri purtroppo ha perso, purtroppo per gli interisti, contro la squadra israeliana della birra Mirra Moretti, non so che birra fosse, quindi un piccolo pensiero anche all'Inter, agli sfortunati amici interisti, purtroppo. Questa è la loro squadra. Ma parliamo di Serie D e quindi andiamo con il girone G, terza giornata, ecco i pronostici. X. Arzachena Latte Dolce, Avezzano Città di Foligno, 1 Città di Castello Muravera, X Rieti L'Aquila, X Flaminia Alba Longa, 2 Lanusei Trestina, Ostiamare 2 Monterosi, Torres San Teodoro, 2 Bivi Altorevere Nuorese. X. Adesso dunque andiamo al girone H. Devo dire che questa giornata, per tutti questi tre gironi, è rappresentata da tante partite veramente indecifrabili, veramente poche le certezze, però vediamo quante ne prenderò anche questa volta. Girone H. Picerno Nocerina, 2. Cinzia Anzio, X. Gravina Città di Ciampino, 1. Gelbison Agropoli, 1. Manfredonia Ercolanium, Nardò Bisceglie, X. San Severo Potenza, 1 Trastevere Francavilla, X Vultur Madrepietra. Vultur Madrepietra 1 con l'esordio vittorioso del Pampa Sosa, anche se è una partita molto difficile. Questo è il girone H, finiamo con il girone I, anche in questa giornata tantissime partite veramente complicate, una in particolare, tra poco la scopriremo qual è. Quindi andiamo col girone I. Castrovillari Sicula, Cavese X Aversa, 1 Città di Gragnano Pomigliano, X Due Torri, Città di Gela, Frattese 2 Turris, 1 Gladiator Igea,1 Sarnese Rende,2 Roccella San Cataldese,2 Sersale Palmese. X. Grazie, allora anche alla voce fuori campo che questa volta si è comportata decisamente meglio perché piano piano sta prendendo confidenza con queste squadre. E appuntamento ovviamente su YouTube con i pronostici della prossima settimana per la quarta giornata. Questi erano quelli della terza, qualcuno mi vorrà un pochino più bene, qualcuno invece mi odierà. Sono sicuro dopo questi pronostici. Appuntamento alla settimana prossima con i pronostici della quarta giornata. Ciao e ci vediamo su YouTube.